Buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento con Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere, puntata numero 31. Vi dobbiamo ringraziare perché la scorsa puntata ci avete seguiti moltissimi e ciò ci fa veramente sempre molto piacere. Oggi abbiamo lo studio praticamente pieno, è tutto esaurito, non abbiamo più posti, solo posti in piedi. Abbiamo Marcello Bertoni. A tutti, grazie per avermi invitato ancora un'altra volta in questi studi. Poi abbiamo la nostra quota rosa di questa puntata, alla mia sinistra meravigliose, Giusy Genovese, odontotecnica. Grazie, buongiorno. Lorella Maselli, esperta in comunicazione. Buongiorno a tutti. E Gabriella De Masi, modella, presentatrice e cantante. Buongiorno. Quindi, come potete vedere, una puntata molto ricca, parleremo di cose sicuramente molto interessanti, avremo il nostro dottor Marco Citro che poi ci illustrerà cose molto importanti e a proposito, dottor Marco Citro, medico odontoiatra. Grazie Buonasera. Di essere con noi. Buonasera, grazie di essere con voi, lo dico anch'io. E vediamo cosa potrà rispondere. Esatto, poi vediamo. Allora, partiamo giustamente dalle donne, per cortesia si parla dalle donne, e è una presenza che avete già visto, i nostri spettatori l'hanno già conosciuta, Lorella Maselli, esperta di comunicazione, organizzatrice di eventi, una grande amica, quindi... Lorella, la prima domanda a te. So che stai organizzando un grande evento a Milano, nel centro di Milano, il prossimo 12 dicembre. Parlacene. Sì, buonasera a tutti un'altra volta. Sì, sto organizzando un evento che si svolgerà in dietro il Duomo, fondamentalmente, da Prince e Princess, un evento particolare che vedrà protagonisti i nostri amici a quattro zampe, che io amo tantissimo. Un'intera giornata dedicata a raccogliere fondi a favore del canile di Milano e un'intera giornata che ci farà ridere, che ci farà comunque pensare, che ci farà riflettere, che ci farà essere generosi, spero, durante appunto l'iniziativa che ha come orari dalle 10.30 alle 20.30 personaggi VIP diventeranno toilettatori per un giorno e toiletteranno i cagnolini che verranno a visitare il centro estetico dell'attività. Molto bene, cercheremo di esserci come sempre, perché gli eventi di Lorella Maselli sono sempre molto interessanti, hanno sempre finalità molto molto importanti. E passiamo ora la palla al nostro medico, dottor Marco Citro. Dottore, una cosa molto importante per noi, lei non è il primo medico che viene in questi anni di Voci di Moda, però ogni volta un medico ci porta delle cose molto interessanti, sicuramente lei ce ne porterà. Lei è direttore sanitario dello storico studio milanese Odonto CM. Sì. So che un punto fermo della vostra filosofia è di ascoltare con grande attenzione il paziente. Questo mi ha incuriosito, questo passaggio. Ce lo spieghi meglio? Sì, praticamente noi cerchiamo nel nostro piccolo centro di dedicare una grande attenzione al paziente, perché spesso il paziente si presenta con delle problematiche, naturalmente odontoiatriche, che non riesce a esprimere immediatamente. Per cui bisogna cercare di mettere il paziente a proprio agio, rilassarsi, in modo da esporci che cosa sono le sue aspettative. Questo perché è importante? Perché altrimenti il medico, il dentista, magari crea un programma terapeutico fantastico dal punto di vista clinico, ma potrebbe non coincidere con le aspettative del paziente, di ciò che vuole e ciò che non vuole. Quindi quello che cerchiamo di fare di creare una sinergia non solo tra noi professionisti, ma col paziente, in modo da condurlo alla salute della sua bocca anche in base a ciò che vuole lui, ciò che richiede lui. Mi esprimo meglio. Magari ci sono pazienti che non hanno il tempo di venire lì per 6 mesi, 2 volte alla settimana, quindi bisogna dedicare un po' di attenzione anche a questo, perché sennò non si riesce a fare una programmazione che a lui stia bene. O magari ci sono pazienti che vogliono i denti bianchi come non so, che magari possono essere anche incongrui per il suo viso, però anche questo va ascoltato, perché ci sono persone, mi è capitato, che il sogno della loro vita sono dei denti bianchi in un modo incredibile. Possono non essere configurati correttamente nel suo viso, però è comunque un'aspettativa del paziente che va valutata attentamente. Quindi, riassumendo, si deve cercare di ascoltare le aspettative e i desideri del paziente, non solo di intervenire dal punto di vista clinico-patologico. Lei giustamente ha parlato di sorriso, no? E per una persona il sorriso, che per chi fa poi anche il nostro lavoro, ma penso oggigiorno per tutti, è un biglietto da visita determinante, molto importante. E una delle vostre missioni è quello di ridarlo a chi per patologia l'ha perso.
Quindi come ridare un sorriso? Già spiegato, certo, che non per forza uno sta benissimo con i denti troppo bianchi, quindi questa, certo, spiegazione ci l'ha dato. Quindi come ridare il sorriso? Certo, ridare un sorriso corretto a un viso è un'operazione in cui bisogna studiarsi bene tutti i passaggi. Cosa vuol dire questo? Oggi ci sono dei denti, cioè degli odontotecnici, dei dentisti che creano dei denti, come dicevo prima, magari perfetti dal punto di vista tecnico. Però un sorriso invece deve essere armonizzato col viso del paziente, con la sua persona, con la sua personalità. Per cui noi cosa facciamo? Come accennavo prima, spendiamo molto tempo prima di realizzare il lavoro proprio in questa ricerca di creare un dente, un sorriso che sia armonizzato con quella persona. Questo è un lavoro non indifferente, che però ti porta a una salute, a un sorriso smagliante, ma congruo col tuo viso, un qualcosa che stia bene su quella persona, non un dente solo costruito correttamente. Bene, ora dal sorriso del dottor Marco Citro passiamo al sorriso dei nostri primi due sponsor, Chioda e Your English School. Grazie, regia. La tua prossima Fiat ti aspetta a Melzo da Fiat Chioda. Sceglierai nel vasto showroom, seguito dal personale qualificato. Affidabilità, qualità, professionalità sono le caratteristiche che rendono Fiat Chioda un punto di riferimento per Milano e provincia. Anche dopo l'acquisto della tua nuova Fiat potrai contare su un partner competente e affidabile grazie all'assistenza targata Chioda. Inoltre vasta scelta di usato garantito e veicoli commerciali. Prenota la tua prova su strada a Melzo, via Vespucci 2/4. For your future, come with us. To work. To travel. To grow. Seguici anche tu su yourenglishschool.it. Rieccoci a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. È il momento della nostra prima rubrica, ma con Marcello Bertoni, che è il regista delle nostre rubriche, perché sapete, uno dei nostri fiori che sono le nostre due rubriche, sono In Giro Per e Musica e Parole. Marcello Bertoni, dove sei stato con Elena Cristofaro? Niente, ieri sera, in questi giorni mi ha bendato, mi ha portato in un posto, a parte gli scherzi. Siamo andati in uno studio di registrazione a Cinisello Balsamo, dove abbiamo incontrato due rapper di Pioltello, che hanno, in poche parole, scritto una canzone e hanno fatto un video. E ci hanno dato la possibilità, oltre che di intervistare, di poterlo mandare per... Diciamo, forse penso che siamo i primi a mandarlo in TV, questo video. Quindi, meglio di così, grazie a Elena che intanto fa di questi colpi da 90. Bene. Vediamo questa fortuna. Allora, vediamo il colpo di Elena Cristofaro con il suo In Giro Per. Grazie. Buonasera a tutti amici, stasera siamo qui a Cinisello, Loft 107, siamo in una sala di registrazione importante. Io sono qui con due, posso dire anche amici, con paesani del nostro Pioltellesi, siamo precisi. Allora, il gruppo è Finest, esatto. Loro sono? Fabio, in arte Blade, okay. E il mio fratellone Mario Di Lorenzo, in arte Dili, bella ragazzi, ecco. Buonasera. Buonasera a voi, ecco, io so che tra l'altro siete anche reduci da una situazione importante, dallo zoo di 105, che appunto volevo chiedere a te, insomma, cosa è successo? E niente, appunto ieri abbiamo release ufficiale del nostro singolo nuovo che è uscito, Non Sono Studiato. Ringraziamo i ragazzi dello zoo per averci dato l'occasione appunto di lanciarlo in diretta a Radio 105. Ciao Mazzoli, ciao Pippo, ciao, e ciao a tutti i bastardi dello zoo. Saluto anch'io con tanta stima, tra l'altro io so, volevo un attimino, e passo la parola a te, riassumere un po' i contenuti di questo singolo, che so che tra l'altro che è molto, ha un messaggio importante. Sì, allora diciamo che il messaggio è quello di
prende in esame un pochettino quello che è la società di oggi, quindi quello di voler apparire a tutti i costi e a discapito di quelli che sono i contenuti e del talento. Noi l'abbiamo fatto in maniera ironica, ovviamente sotto c'è un messaggio pungente che speriamo che arriverà comunque a chi lo ascolta, infatti. E siamo contenti perché diciamo che avevamo delle belle aspettative e siamo riusciti a mettere in piedi, diciamo, questo video che è stato un po' un sogno da realizzare, quindi insomma non vediamo l'ora di farvelo vedere anche su Lombardia TV. Posso riassumere solo le materie che mi hanno colpito del video di studio? Allora, Universitalia. Sì, che è Italia, scuola, no? che è l'istituto dove si va ad imparare, diciamo, a vivere in questa società. No, ecco. dove ti imparano. No, ma una cosa bellissima, la selfie, ecco, dilla tu. La self-filosofia, dove ti imparano, certo, tramite foto provocante, un'immagine e una scritta filosofica, fare il selfie perfetto, no? Certo. E poi ce n'è una, mi sembra un'altra tosta. Poi, c'è anche Scienze del tronismo, che è un bel corso, no? Dove potete imparare, dove vi imparano a diventare dei tronisti, no? Dove ci si depila, si fa il risvoltino giusto, insomma, si impara a stare sul trono. Ecco, tutto questo, insomma, anche per dare poi un messaggio importante, che purtroppo viviamo anche in un contesto dove non vengono valorizzate le cose giuste, vero Fabio? Si dice sempre che non c'è meritocrazia. Noi abbiamo voluto usare ironia, ecco, in questo, dove il talento non viene magari premiato e quindi si arriva con delle scorciatoie al successo, chiamiamolo successo, senza avere un contenuto, un talento vero e proprio. E questo è il simbolo di questa Universitalia, l'italianità, no? Sì, giusto, non essere studiati sostanzialmente, no? Perché questo qua poi è il messaggio finale, no? È quasi il messaggio ironico, ovviamente è quasi meglio non essere studiati, perché più hai competenze più vieni emarginato. Sentiamo sempre che i nostri ragazzi devono andare all'estero, o comunque magari anche per esempio nella musica che viviamo noi è difficile emergere con il talento se non hai conoscenze, se non hai il cugino nell'ambiente, quindi è un po' questo. Però, no, se ci facciamo i selfie abbiamo più chance. Esatto, non riesci ad andare a Lombardia TV se non conosci Elenina, se non hai il paesano, no, dai, non è vero, però fondamentalmente è questo quello che noi vogliamo dire, appunto, non è una denuncia, ripeto, vivetela molto serenamente, è proprio un dipingere l'italianità, soprattutto attuale, no? Chiaro. Dove la parola che viene usata più spesso è il trash, alla fine è vero, è vero. Perché si vede tanto e a volte solo quello, non sempre, ma molto spesso, ecco. Quindi, una piccola denuncia tra virgolette contro il trash, e cerchiamo anche di valorizzare quello che è il talento vero, quindi sì. Diciamo giusto? Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Ovviamente noi vogliamo dare il messaggio che comunque stiamo scherzando, nel senso, ok, noi vogliamo che sia premiato il talento, ecco, è proprio il contrario la cosa, quindi però lo facciamo in maniera ironica e scherzandoci sopra, divertendoci un po', ecco. Anch'io stasera mi sento non studiata e adesso ci vediamo il video con i Finest, mi raccomando, stay tuned. Non sono studiato. Non sono studiato. Non spingere, papà. Cammina. Oi, è mo che arriviamo sopra dal rettore. Non parlare l'italiano. Italiano si dice, papà, italiano. Sì, quella roba là, muoviti, cammina. Pronto? Avanti, avanti, entrate. Andiamo. Buongiorno. Che piacere averla conoscere. Piacere. Tutto lieto. Vostro, tutto vostro. Sedetevi, sedetevi, sedetevi. Questa è curricula. Oh, che bello. Che bello. È di carta, è di carta. È curriculum. Curriculum, curriculum. Curriculum, com'è? Curriculum. 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 È latino. Curriculum. Sì, vabbè, stai zitto, puoi parlare del presidente. Perché sei latino tu. Questo qua mi parla tre lingue. Quasi quattro. Stai zitto. Comunque, tu devi capire che il tuo destino poi finisce all'estero, con una laurea, tra cose. Guarda il fiorfiore di cultura che abbiamo in questo paese meraviglioso. Guarda. Questi erano due scienziati quasi nucleari. Adesso vedi, sono due ignoranti che cantano e sono diventati famosiole. Adesso andate a visitare l'università, vedi un po' tutti i corsi. L'importante è che non devi essere studiato. Vergognato. Dai, sì. Ehi, come ti permette? Andate a vedere le scuole e fatemi sapere. Dai. Non gli permettere di toccare un libro che mi fa schifo poi, Run, diggy, dog, dog, diggy, dog.
sua mamma che volevo laurearmi. Lei mi ha risposto con un conato. Mio padre disperato mi ha gridato: disgraziato, cosa ti sei messo in testa? Non devi essere studiato. Dopo mi ha bruciato i libri e comprato la play. Vuole faccia i soldi con i videogame, come fa DJ. Ha detto: prendi esempio, dati a soldi e figa pazzi. E mi ha scritto: danza all'accademia di Gianluca Vacchi. Studiavo troppo e i compagni mi bullizzavano. Così la prof mi ha detto di studiare meno. Io l'ho presa in parola e adesso a scuola sono un diavolo. Infatti adesso invece di studiare meno. Pista, l'obiettivo è stare sempre in pista. Io non mi informo, voglio diventare opinionista. Cervelli in fuga all'estero, chiaro vi siete visti. È ovvio che non siete belli per fare i tronisti. Mio nonno era il più sveglio, mi ha imparato la lezione. Ora lo tengo in frigo per scroccare la pensione. Non faccio niente onestamente come Craxi. Papà, andiamo al comizio, portami a vedere Razzi. Ehi, non sono fatto per fama e successo, ma non sono studiato e quindi lo farò lo stesso. Ehi, non sono fatto per fama e successo, ma non sono studiato e quindi lo farò lo stesso. Fondamentalmente non so fare niente, ma chi se ne frega, mio cugino è nell'ambiente. Scrivo la qualunque, ignorantemente. Ma di questo passo posso fare presidente. Titi titolo di studio metti pure battesimo. Faccio un disco d'oro, frate, fa molto più credito. Ma quale strana casta, ho spento il ghetto blasta. Questa guerra basta, seppellisco l'hashtag. Tu vuoi una borsa di studio? Io una porca in studio, bro. Quindi portami in studio, ma portami subito. Punto e bisunto, chef Rubio. Non voglio farlo stronzo ed apparirvi babbo, ma qua è così che va, frate, io ve la davo. Non sto sui libri, fra, ma io sto tra i primi. Tu guarda i pagellini, io vado al top infini. Voglio Magalli a capo dello Stato. E il discorso a fine anno scritto da Luca Giurato. A fianco una monellina che sia un po' porno e velina. Non voglio una gallina che fa cococodeina. Mangiare nudo con lei, nudo il con lei, poi Google e Play. Mi vuole snello in tiro il clou, o in TV come bello figo gu. Volevi storie crude con idee mature, io voglio view sicure, mi porto uno youtuber. Fondamentalmente non so fare niente, ma chi se ne frega, mio cugino è nell'ambiente. Scrivo la qualunque, ignorantemente. Ma di questo passo posso fare il presidente. Non voglio stare male con un laureato. Che poi mi dicono è troppo qualificato. Non sono studiato, fre, non sono studio. Non sono studiato, fre, non sono studiato. Non sono studiato, fre, non sono studio. Non sono studiato, fre, non sono studio. Bene ragazzi, avete visto questo bellissimo video? Dà da pensare, quindi cari telespettatori, a voi larga sentenza. Che dire, con i Finest, stay tuned. Yeah! Eccoci in onda, direi prima di continuare un doveroso ringraziamento Marcello a Elena perché ha fatto un grande colpo. Beh, ringraziamo Elena e se... 3, 2, 1... Beh, ringraziamo Elena sicuramente perché logicamente è stato, questo è un colpo da 90 come si suol dire. Beh, logicamente ringraziamo anche i ragazzi che ci hanno dato l'opportunità di mandare il loro video, ci ha dato questa opportunità a noi. Nella mail ha scritto grazie per l'opportunità, ma l'opportunità è nostra, certo. È ricambiata. E quindi diciamo la Not Record di cui fanno parte, l'Off 107 di Cinisello che ci hanno ospitato, tanti grazie, grazie per l'opportunità dataci. E auguriamo a questo video un grandissimo successo perché veramente lo merita, l'abbiamo apprezzato. Dal video ritorniamo ai nostri ospiti, riparliamo dello studio Odonto CM e parliamo con Giusy Genovese. Eccola qui, Odonto Tecnica. Buongiorno. Fa parte dello studio Odonto CM. Tra l'altro il dottor Marco Citro mi ha detto nelle orecchie che è la punta di diamante dello studio, quindi complimenti. Grazie per quello che fa. E appunto vogliamo sapere qual è il suo ruolo all'interno dello studio Odonto CM. Io sono un'odontotecnica, quindi penso di avere un ruolo abbastanza importante, anzi parecchio importante per la finalizzazione della protesizzazione del lavoro del paziente. Molto importante
per ottenere appunto dei risultati estetici notevoli, con la collaborazione che ho presso lo studio Odonto CM, i vari dottori mi comunicano appunto lo stato di salute parodontale delle gengive, l'estetica, mandandomi appunto delle foto come immagini da valutare, in modo tale da poter finalizzare il tutto con il lavoro estetico più eccellente che si possa ottenere. E ovviamente abbiamo parlato prima col dottore di sorriso, a questo punto la domanda importante: qual è per lei il sorriso perfetto, al di là di quello di Lorella che è alla sua destra? Beh, un sorriso perfetto è secondo me un sorriso smagliante, che dona solarità, che sia candido, che fa star bene. Un sorriso perfetto secondo me è importante per il benessere della persona stessa. Benissimo, grazie Giusy. Io passerei la palla a Gabriella De Masi, perché quando parliamo di sorriso penso che un sorriso di Gabriella sia meraviglioso e penso che sia più espressivo di molte parole. Quindi lo scorso 12 novembre abbiamo organizzato un evento molto importante a Villa Magiponti di Cassano, un nostro partner, un nostro sponsor. È stato un pomeriggio molto bello, molto intenso, con 4 sfilate, e una delle modelle protagoniste è stata proprio Gabriella De Masi. Eccola qua, quindi un commento sull'evento, poi parlaci del tuo ruolo di modella, sono un po' di anni che ci conosciamo. È vero, stavo oggi, mentre guidavo, mentre per venire qui, pensavo da quanti anni ci conosciamo. Insomma. Tanti, vero? Sì. Ho iniziato che ero così innocente, giovane. No, innocente lo sei ancora, però... Un po' più grande. Esatto. Allora, sì, è stato sicuramente un bellissimo evento dedicato alla moda, allo stile soprattutto, e alla gran classe. È stato bello, per me ogni volta è come se fosse la prima sfilata, perché per me ogni abito, ogni capo è come se fosse veramente la prima volta che indossassi qualcosa di veramente bello e di valore. Quando ho iniziato questo lavoro, quasi per gioco, in realtà non pensavo che La modella deve essere in grado di interpretare l'abito, deve essere in grado di avere anche un bel carattere, perché comunque devi sfilare l'abito anche se l'abito magari non è il tuo stile, non rappresenta proprio il tuo genere. Perfetto. Ma devi saperlo veramente, devi saper far parlare l'abito. Benissimo. So però che oltre a essere una splendida e valente modella, tu sei artisticamente molto brava in altre arti. Allora, diciamo, io ti ringrazio per tutto quello che mi stai dicendo. Oggi la mia autostima da 1 a 10 è 11. E anche qui devo dire che ho iniziato sempre per gioco, quando ero soltanto una bambina, suonavo pianoforte e niente, ho iniziato a cantare, ho scoperto una grandissima passione per la musica gospel. Scoprì per puro caso dei vecchi dischi dei miei genitori, sentendo queste melodie, questi suoni, questi ritmi così caldi, così groove, e mi innamorai del gospel. E quindi per me cantare gospel fondamentalmente è questo. Bene, lasciamo per un attimo Gabriella De Masi, abbiamo parlato di Villa Magiponti e diamo la linea alla regia, perché dobbiamo vedere il prossimo spot di Villa Magiponti e Border Kids Outlet. Villa Magiponti, Julio Hotel and Restaurant. Il corpo della villa è al centro di una struttura composta dall'ampia veranda, dalla sala ristorante e dall'hotel, le cui camere sono ricavate nei locali dell'antica dogana. Villa Magiponti è la location ideale per matrimoni e ricevimenti, oppure per pranzi o cene con piatti tipici della cucina lombarda. Le fa da splendida cornice un ampio e meraviglioso giardino. Villa Magiponti, Julio Hotel and Restaurant, la trovate in via Isola Ponti 1 a Cassano d'Adda, in provincia di Milano. Telefono 0363 36 03 60. Border Kids Outlet, abbigliamento 0-16 anni, ottimo rapporto qualità-prezzo con l'importanza del Made in Italy, ampia scelta abbigliamento neonato e vasto assortimento cerimonia, simpatia e competenza per soddisfare ogni vostra esigenza, con sconti tutto l'anno a partire dal 30%. Border Kids Outlet lo trovate a Melzo in via Casanova 11, telefono 02 95 34 20 15. Border Kids Outlet, la vostra scelta migliore.
Eccoci in studio, Voci di Moda, Eventi e Cultura, Salute e Benessere, puntata numero 31. Ma io ripasso la parola a Gabriella De Masi, stavamo parlando con lei, so che deve fare una domanda al nostro dottore, giusto? Prego. Sì. Vai. Prima, quando il dottore parlava di sorrisi, come il sorriso deve far star bene la persona, giusto? Deve rappresentare la persona. E così ho sempre avuto una passione per la storia e ho pensato alla amatissima imperatrice Elisabetta d'Austria, moglie di Franz Josef, la quale poverina non aveva proprio una bellissima dentatura, proprio no, e all'epoca non si poteva fare granché. Tipo cavallo? Oddio, non chiedo. No. Probabilmente sì, non era proprio il massimo. E quindi diciamo che lei fu molto abile, soprattutto lo furono le persone accanto a lei che furono in grado appunto di indirizzare, cercare di capire, farle capire che avrebbe dovuto escogitare un metodo per sorridere, ovvero un bel sorriso dolce, di classe, ma senza mostrare la dentatura. Quindi il fatto che ancora oggi abbiamo delle foto di lei oppure dei dipinti magnifici dove lei ha questo accenno di sorriso, ma di un fascino pazzesco. Quindi ho pensato a questo. Sì, a me è capitato spesso di vedere persone, diciamo, con questo handicap del sorriso. Cioè, se una persona si rende conto che il suo sorriso non è piacevole, o quantomeno non è piacevole per se stesso e di conseguenza anche per gli altri, può essere inibito a sorridere. Può essere inibito a parlare apertamente con la gente, può essere inibito a guardare la gente negli occhi. E soprattutto all'atto del sorriso, il gesto più normale che accade è che uno sorride mettendo la mano sulla bocca, oppure sorride girando il capo dall'altra parte. Allora, tutto questo naturalmente succede negli anni, una persona non se ne rende conto, ma man mano che deteriora il suo sorriso, deteriorano anche i suoi rapporti sociali. Cioè, col tempo si tende proprio a evitare di sorridere e quindi a mostrarsi in un modo diverso di quello che si è. Cosa succede? Quando si arriva in uno studio dentistico dove ti studiano un'ottimizzazione del tuo sorriso e ti creano un sorriso smagliante e candido, la vita improvvisamente cambia, perché hai proprio piacere di sorridere davanti alle persone, hai piacere a mostrare i tuoi denti e hai sicuramente una sicurezza maggiore nei rapporti sociali insieme agli altri. Detto in due parole, si vive meglio. Si vive più serenamente e si ha meno timore di mostrarsi. Quindi il sorriso è proprio un biglietto da visita, è un qualcosa che piace a noi stessi e piace agli altri proprio. Ci sono anche degli studi antropologici proprio specifici su queste cose qua. Il sorriso è una cosa importante che ci rende più piacevoli. Come dico sempre io, per piacere e per piacersi. Rimaniamo con il dottor Marco Citro, direttore sanitario dello studio, abbiamo detto prima, prodotto CM. Quali sono le tecniche innovative che usate nel vostro studio? Oggi, come accennavo prima, dietro le quinte, diciamo, esatto, esistono tantissime tecniche innovative e tantissimi macchinari, attrezzi di tutti i tipi. C'è stata un'evoluzione negli ultimi 10 anni veramente incredibile. Allora, di tecniche innovative potrei parlarne per ore, però vi accenno, certo, rapidamente. Per esempio, oggi le radiografie si fanno tutte con l'ausilio del digitale, di conseguenza il paziente assorbe meno radiazioni, la visione del radiogramma è immediato, non bisogna aspettare i tempi di sviluppo, e inoltre ci sono dei programmi per elaborare queste immagini, per cui l'osservazione è sempre più attenta. È sempre più favorevole l'immagine per l'operatore. Ad esempio, altre cose che usiamo in studio sono laser. I laser oggi possono sostituire il bisturi in molte situazioni, non in tutte, con il vantaggio di poter fare della chirurgia senza sanguinamento, quindi fa meno impressione al paziente. Si può fare della chirurgia senza l'ausilio di punti. Naturalmente è uno strumento innovativo eccezionale, che però non è che a tuttora si possa usare in tutte le casistiche. Poi, come accennavo prima, ci sono programmi di immagine per studiare i volumi e le forme dei denti, ci sono programmi per studiare le situazioni parodontali più importanti, cioè quando ci sono delle malattie gengivali. Guardi, c'è un'infinità di cose, ci sono
programmi per realizzazione protesica in 3D. Cosa vuol dire? Praticamente ci sono bocche che possono essere scannerizzate in tre dimensioni e di conseguenza il dente lo vedremo in un computer, la bocca, il dente, e ci sono degli studi e delle esecuzioni di questo dente sopra questo computer con dei macchinari specifici. Diciamo che oggi la tecnologia è incredibilmente avanzata, però quello che posso aggiungere io dal mio punto di vista, non bisogna mai dimenticare la tecnologia più tradizionale, perché non si può parlare di tecnologia futuristica se non si conosce a fondo la tecnologia più tradizionale, perché altrimenti si potrebbero creare delle distrazioni, chiamiamole così, che poi creano delle sconvenienze per il progetto terapeutico. Quindi è importantissimo l'utilizzo della tecnologia più attuale, ma è anche importantissima la conoscenza della tecnologia tradizionale che comunque ha consentito per tanti anni la cura delle nostre bocche. Bene, ringraziamo il dottor Marco Citro e dalle tecniche innovative passiamo alla sempre innovativa Lorella Maselli, nota esperta di comunicazione, laureata in psicologia, organizzatrice di eventi, e ho preparato una domanda importante perché è un'amica, quindi lei risponderà sicuramente. Chi fa il nostro lavoro, Lorella, è spesso in contatto con persone conosciute, cosiddetti VIP. Pensi che ti hai ottenuto più tu da loro in termini umani e professionali, oppure alcuni di loro ti devono ringraziare per quello che gli hai dato? L'ho pensata stanotte per te. Ma non potevi dormire al posto di pensare alla mia domanda. Esatto. Guarda, so che tu allora, devi fare l'ora. No, no, assolutamente, ma vuole essere provocatoria la tua domanda. No, entrambe le cose, Sergio, voglio dire che la verità sta nel mezzo. Ho avuto tantissime persone più conosciute di me in quel momento che mi hanno aiutata a sviluppare il mio lavoro e a rendermi credibile, perché purtroppo, per fortuna, in questo momento, in quest'epoca si va avanti per conoscenze, per sentito dire, lo sappiamo tutti. E poi invece ho avuto personaggi magari meno in vista che mi hanno, passami il termine, adoperata per essere visibili. Quindi credo che sia uno scambio abbastanza, come ti posso dire, però ambivalente da entrambe le parti, quindi. C'è stato un'osmosi, uno scambio di valore. Sì, esatto. Grazie. Grazie a te. Grazie per aver risposto a questa domanda, ma io do la linea alla regia per il nostro sponsor time. Grazie. Officina dell'occhiale ottica, vendita prodotti di altissima qualità e delle migliori marche. Occhiali da vista, occhiali da sole, montature, lenti a contatto. Officina dell'occhiale ottica la trovate in via Sant'Alessandro a Melzo, in provincia di Milano. Telefono 02 95 51 229. Dental System, ambulatorio odontoiatrico, riparazione protesi in giornata, implantologia, ortodonzia, conservativa, protesi fissa, protesi mobile, sbiancamento professionale, laboratorio odontotecnico in sede. Dental System è a Melzo in provincia di Milano, in via Fratelli Bandiera 5. Voi Noi Self, lavanderia automatica, stireria a peso, sempre aperta dalle 6 alle 22. Lavanderia automatica anche per le attrezzature dei vostri animali. Wi-Fi free. Voi Noi Self, lavanderia automatica, stireria a peso. La trovate in via Pieregrosso 52, a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Telefono 348 74 84 884. Oppure potete visitare il sito www.voinoiself.it. Eccoci a Voci di Moda, un'altra grande importante novità di questi ultimi tempi è il nostro sposalizio artistico con una sitcom importante, Marcello Bertoni. Ce ne parli tu? Diciamo, come ho detto prima, ci hanno dato la possibilità di trasmettere il loro video, altre persone hanno creduto in noi, anche sempre grazie a Elena, che è lei che riesce a recuperare l'unica che va in giro in Europa, quindi. No, grazie a lei, quindi ci ha dato fiducia nel poter trasmettere questa sitcom. Quindi stiamo parlando di Franco Neri, noto cabarettista, nonché ex conduttore di Striscia la Notizia, quindi a un certo punto. Grazie anche a Roberto Gasparra, suo braccio destro, ci hanno dato questa fiducia. Quindi io direi, visto e considerato che stiamo andando avanti con questa bellissima collaborazione, di mandare la sitcom di Franco Neri, il bar dello zio Franco.
Ma dico io, figliole, ma uno trova una scatola fuori, la prende e la porta dentro. E se trovavate un divano, cosa facevate? Lo portavate dentro? E se dentro il divano c'era qualcuno che dormiva? Che facevamo, un ricovero dentro un bar? Siamo inguaiati! E che ne so, zio, ho pensato fosse tua! Tu pensi senza usare il cervello, ma ve lo ricordate quel tipo insiccuso che era entrato che parlava al telefono? Eh? Quello a me non mi piace, quello puzza di bruciato! Bravo Pepita, neanche a me mi piace quello lì, boss dei toraccioli, ma poi con quella faccia lì non è tanto facile da dimenticare. Ma avete notato che parlava sempre al telefono con sua madre, eh? Quello è un mammone o sua madre è un copertone, è una copertura. Cosa vuol dire, zio? Beh, vuol dire che Turacciolo fa lo scemo per non essere imbottigliato. Perché è scemo? Perché non ha portato le friselle calabresi? Dudu, senza interessi, prestami uno schiaffo. Minchia! Lui aveva detto di aver perso una scatola blu come quella che abbiamo noi, quella della Champions. Ma a Torino, quante scatole schifose così ci sono? Sicuramente poche. Bravo zio, sei il James Bond calabrese. Hercule Poirot di Vibo Valenza. La Sherlock Holmes di Crotone. Il Montalbano di Copanello. Zio, un caffè? Si vede che tu proprio a televisione non ce l'hai, eh? Ascoltami bene, Aquilotto. Apri padiglione a ventaglio che se no non capisci. Ho trovato un'idea per far arrestare il ladro. Ora sì che ti riconosco, zio. E tu mi riconosci soltanto quando ti devo offrire il caffè, eh? Zio, promettimi che lo fai arrestare a me, così divento questore. Ma nel momento dell'arresto io farò lo scoop, vero? E zio, se lo prendiamo, portami da ragazzo Juve. Higuain, stai diventando un uomo ricco e non lo sei ancora? Magari muto, così ti restituisco i soldi dalla banca. Che voi siete diventati come dei vampiri. Siete attaccati qua dentro, nella giugulare. Sì, zio, ma l'idea qual è? Questa idea? La faccio vedere io, guarda. Pronto, giornale subito hit. Mette un annuncio subito subito. Vendesi Coppa Champions League. Mai vinta, mai usata. Sì, vi piace come idea? Jessica Fletcher. Ma zio Franco, se viene quel trafficante di coppe, come ci difendiamo? Se viene il trafficante di coppe, la accoppiamo. No, così passiamo dalla parte del torto e ci mettiamo in un mare di guai. Ma non si chiama legittima difesa? Si chiama legittima difesa se ti deve difendere. Ma se deve attaccare, si chiama legittimo attacco. Mi è venuta un'idea. E se non lo sequestriamo finché arriva la polizia? Questa è un'idea per finire in galera. Tutti vogliono finire in galera? Una bella idea che ci ha avuto. Guarda che in galera non ci voglio andare, perché in galera non ti fanno mangiare capicollo su trezzate anduie come vuoi tu, e ti danno da mangiare alla mensa. E poi mica ti danno la frisella col pomodoro. Ah, frisella, non mi fare parlare di frisella. Zio, mi è venuta un'idea. Quando ti chiama lì il ladro di coppe, tu ci dici che... No! Se vuole comprare la coppa, deve venire a vederla qui, al bar. E quando è dentro, con una scusa, chiudiamo la saracinesca. Si chiama sequestro di persona, è un reato. Ma se soffre di claustrofobia, gli viene il panico e sviene. Anche quello è giusto. Se gli prende l'attacco di claustrofobia, apriamo la finestra e gli passa. Bravo, bravo, bravo. Siete intelligenti come Willow Coyote, che quello lì cosa fa? Si rianima, si sente braccato come un cane da caccia, scappa dalla finestra e non lo prendiamo più. Invece noi no, lo dobbiamo invitare a pranzo. E in quel momento lo facciamo arrestare. E come si arresta? Come una caduta di capelli. Bravo, infatti tu ne hai arrestate tanti, vero? E comunque dovrà chiamare questo. È per forza. Oh, sta spolando la rete. Numero sconosciuto. Sarà lui. Pronto, chi sei lei? Buongiorno, senta, ho sentito che avete una coppa da vendere. Ce l'avete ancora? Sì, ce l'abbiamo, ci abbiamo già una trattativa, però se vuole c'è questo momento. Ma anche lo scatolo contenitore? Sì, c'è anche lo scatolo contenitore. Sì, è uno scatolo contenitore blu celeste, quando è che la viene a vedere? Quando arriva? E quando arriva? Quando arrivo? Va bene, allora io ce la conservo bene, così quando arriva la vede, va bene? L'aspetto presto. Grazie, 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 grazie. Figlioli, questo qua viene a vedere un scatolo e noi ci facciamo un opacco. Eccoci qui, dal bar dello zio Franco, ritorniamo in studio qui a Voci di Moda e ritorniamo ai nostri ospiti, o meglio, passiamo a Giusy Genovesi, odontotecnica, punta di diamante dello studio Odonto CM di Milano. Abbiamo parlato di sorriso, abbiamo parlato di cose egregie rispetto alle... all'immagine, quindi a questo punto un consiglio alle nostre telespettatrici. Il consiglio che mi sento di dare è donne, uomini, chi che sia, di essere il più naturale possibile. Il sorriso deve
essere proprio la, l'immagine di una persona è importante, ma una persona secondo me non deve assomigliare a un altro tipo di persona, un attore famoso, deve avere un bel sorriso, deve essere proprio, perché noi siamo unici. Sono d'accordo, fate tesoro di questo consiglio, perché effettivamente Giusy Genovese ha colto nel segno, perché ognuno deve essere se stesso e soprattutto deve essere bello per quello che è, giusto? Grazie. Allora passiamo all'altra bellezza, passiamo a Gabriella De Masi. Con lei devo solo fare una premessa, che sabato 25, Teatro Agenzia di Gorgonzola, organizziamo Voci di Moda, il nostro concorso Canora, è all'ottava edizione, una selezione molto importante perché è un teatro importante, l'anno scorso abbiamo avuto un grandissimo successo, oltre 700 persone. Si sfideranno dopo una selezione di mesi 13 finalisti, appunto sul palco di Teatro Agenzia di Gorgonzola. Vi saranno dei momenti di moda, momenti di ballo, quindi una serata, un sabato sera meravigliosa. E a presentare l'evento con me ci sarà proprio lei, Gabriella De Masi. Quindi la presentiamo nel ruolo di presentatrice. So che ti piace molto. Sì, e grazie ancora per l'invito. Sono veramente onorata. Abbiamo già presentato insieme, ti ricordi? Sì, 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 sì. E ho sempre dei bellissimi ricordi. Mi fa piacere, ottimo. Quindi cosa diciamo di Gabriella, presentatrice? Col microfono, ovviamente canti se tu sei avvantaggiata rispetto ad altre. Ma guarda, ti dirò, mi ricordo l'ultima volta che abbiamo presentato questa serata, 3, 4, forse anche 5 anni fa. Sì, sì, forse sì. Ricordo di aver conosciuto dietro le quinte, quindi nel backstage, tante persone veramente molto giovani, ragazzine molto giovani, ma preparatissime, sì. Quindi differenza magari di quando ero io adolescente, adesso sarà merito forse anche di tutti questi talent show, certo, puoi trovare ragazzi di 15-16 anni già con una preparazione musicale, tecnica, magnifica, eccellente, mentre magari io posso dire che sono stata, mi definisco un po' un autodidatta, quindi ok, ho alle spalle studi di pianoforte, però poi alla fine mi sono creato uno stile mio ascoltando tantissimo, cercando poi di cantare dietro a quelli che per me erano i grandissimi nomi, tipo Giorgia, Beyoncé e tanti altri. Invece ecco, ho visto proprio questa preparazione al 100% di tutti questi giovani allievi e questo è molto bello. Bene, ti assicuro che il livello è ancora più alto. Sabato sera ci divertiremo a presentare questo evento Voci di Moda, ma adesso è il momento della prossima rubrica, ma prima linea alla regia con il nostro Unipol Sai. Grazie. C'è Voci di Moda, il momento, come detto prima, della nostra seconda rubrica, quella condotta modestamente da Fabio Villa, musica e parole, quindi la vediamo. Prego. Amici di Voci di Moda, un cordiale benvenuto da Fabio Villa in Musica e Parole. Anche quest'oggi, come sempre, abbiamo una voglia matta di parlarvi di libri, CD e DVD. Siete pronti per i nostri input? Per quanto riguarda la musica, parleremo di un gruppo e di un personaggio che hanno fortemente caratterizzato gli anni 80. Parliamo dei Police e parliamo di Sting. A dire il vero, i Police nascono alla fine degli anni 70. Pensate che erano tre musicisti con diverse esperienze musicali che non riuscivano a trovare un insieme, una via, una direzione. Si misero insieme quelle poche sterline che avevano, poco più di 100, fecero un demo, un provino, chiamatelo come volete, lo mandarono a diversi produttori. Uno rimase colpito dalla forza bruta di questa canzone, era Roxanne, era una canzone particolare.
particolare, che poi avrebbe ripreso anche George Michael verso gli anni 2000. E Roxanne divenne così la prima canzone che i Police incisero. Il primo disco dei Police si intitola Outlanders d'Amour ed è considerato uno dei capostipiti della musica che riesce a miscelare insieme reggae e rock, un binomio particolare non molto apprezzato all'epoca, eppure di grande impatto e di grande potenza. Canzoni come Roxanne, che abbiamo già citato, So Lonely e molte altre incluse nel disco, diventarono dei piccoli classici e fecero conoscere a un buon pubblico i Police, ma il clamore arrivò col secondo disco, Regatta de Blanc, l'hit mondiale Message in a Bottle. Pensate che i Police, dopo il successo del primo, decisero di incidere Message in the Bottle e poi prendersi un tranquillo periodo di vacanza, perché era da tanto che non andavano in vacanza, avevano fatto tanti tour per promuovere il disco prima e quindi incisero questa canzone e poi andarono in vacanza. La cosa che successe è che Message in the Bottle nel giro di poco tempo diventò un grande successo mondiale e i Police furono costretti a correre in studio e incidere nuove canzoni per poter proporre poi quello che sarebbe stato uno dei loro dischi di maggior successo. E in effetti canzoni come Walking on the Moon, The Best Too Big Without You sono diventati anche loro dei piccoli classici del loro repertorio. I Police poi continuarono per tutti gli anni 80 a mandare fuori un disco dietro l'altro con grande successo, fino a Synchronicity, che fu il loro successo per eccellenza e che contiene la mitica Every Breath You Take. E fu a questo punto, nel massimo del successo, che successe qualcosa che lasciò tutti a bocca aperta. Sting decise di fermarsi con i Police e di intraprendere una carriera solista. Quando uscì il primo disco di Sting, che si intitolava The Dreams of the Blue Turtles, il sogno della tartaruga blu, fummo tutti pronti a ricevere quello che era il suono classico dei Police. E invece no, successe qualcosa che sconvolse la critica di tutto il mondo. Non era un disco semplice, era un disco decisamente non commerciale ed era un disco che conteneva suoni R&B, soul e addirittura reggae puro. E questo in un primo momento spiazzò il pubblico, che però poi amò tutta quella che è la discografia di Sting. Successivamente Sting incise dei dischi incredibili, bellissimi, come mi viene in mente Nothing Like Sun e poi ancora tanti altri, con delle canzoni che ancora oggi ascoltiamo e sono dentro l'airplay radiofonico. Sting, la cosa che a me è sempre piaciuta di lui è il fatto che riesce a spaziare in tanti generi musicali. In effetti, se ascoltate i suoi dischi, non sono mai uguali, ma sono generi musicali diversi. Fece scalpore il disco di Sting che incise cantando canzoni medievali inglesi e fu un disco inciso per la Decca, che fu una delle case discografiche più importanti per quanto riguarda la musica classica. Sting ci ha abituato a queste cose e non solo, ma Sting ama molto l'Italia e spesso e volentieri qua in Italia ha una tenuta in Toscana e pensate che nella sua tenuta produce olio e vino e dà lavoro a più di 40 persone. Grande personaggio che amiamo sempre ascoltare e vedere nei suoi video. Questo è tutto per quanto riguarda la musica quest'oggi. Io vi ringrazio e naturalmente tra un attimo, grazie a un effetto speciale del nostro regista Marcello Bertoni, parleremo di libri. Quest'oggi, per quanto riguarda i libri, parliamo di uno dei miei autori preferiti, Ken Follett. Ken Follett che ritorna con un libro nuovo che prende il nome di La colonna di fuoco, ma la cosa interessante è che ritorna nelle atmosfere dell'abbazia di Kingsbridge, che già ci aveva affascinato in quel libro meraviglioso che è I pilastri della terra e tutti i suoi seguiti. Questa volta l'azione è spostata dal 1300 al 1500, quando sono in corso le lotte tra cristiani e protestanti, e il libro parla di un personaggio che torna a casa dopo diversi viaggi fatti per apprendere la conoscenza, si chiama Ned Wheeler, e il suo mondo non è più lo stesso. Cosa è cambiato? Cosa cambierà per lui? E poi soprattutto all'interno della monarchia inglese, quali saranno i cambiamenti che porta questa lotta tra cattolici e protestanti? Un libro serratissimo, un gran bel tomo come potete vedere, ma che si legge tutto d'un fiato. Ken Follett ci ha abituato a tomi di questo genere, ma la sua grande precisione nella scrittura e soprattutto la sua grande scorrevolezza permette di leggere il libro in un attimo, anzi posso dirvi che non staccherete gli occhi fino all'ultima pagina. Ken Follett, La colonna di fuoco, edito da Mondadori, e con una storia così, come fai a non leggerlo?
Quest'oggi, per quanto riguarda i DVD, parliamo di una delle saghe più famose e per quanto riguarda la cinematografia di tutto il mondo. Parliamo di Fast and Furious. Una delle tradizioni che ormai hanno preso piede è quella di pubblicare il DVD a livello quasi immediato dopo l'uscita cinematografica, e quindi arriva in tutto il mondo il DVD di Fast and Furious numero 8. Fast and Furious, che ci ha abituato a inseguimenti mirabolanti, a azioni spettacolari fatte tutte con le macchine da piloti esperti. Ma la cosa interessante di questo DVD e della storia di Fast Furious 8 è che il protagonista, Vin Diesel, che interpreta Toretto, uno dei personaggi più amati in assoluto nella cinematografia mondiale, questa volta, tra virgolette, tradisce la famiglia. La tradisce perché ha un motivo, non ve lo svegliamo se non avete visto il film, ma vi assicuro che questo comporterà una caccia spietata che arriverà fino alle lande sconfinate della Siberia, con delle avventure mirabolanti, con un inseguimento che si concluderà nei pressi di un sommergibile atomico. Pensate che la critica non ha amato molto Fast and Furious 8, ma gli incassi in tutto il mondo hanno dato ragione alla produzione, che ha cercato di portare avanti un action movie più spettacolare rispetto a altri, forse a dispetto un attimo della storia che, stando alla critica internazionale, è stata leggermente debole rispetto agli altri episodi. In più è da segnalare che è il primo della serie di Fast and Furious senza Paul Walker, scomparso prematuramente per un brutto incidente in auto. Fast and Furious 8, da avere nella propria collezione personale se amate gli action movie, e naturalmente questa è la copertina. Bene, anche quest'oggi abbiamo finito, abbiamo terminato il nostro piacevole appuntamento di musica e parole. Io sono Fabio Villa, grazie a Marcello Bertoni per quanto riguarda la regia video, come dico grazie a Ivan Teppa Rienti per quanto riguarda la regia web. E come sempre ridò la linea a Sergio Manzoni con i suoi ospiti in studio. Ciao a tutti e alla prossima. Pensavate, l'ultimo chiude sempre la porta. Grazie Fabio per la sua musica e parole. Fabio Villa lo potete ascoltare ogni domenica sera alle 22 su Radio Cernusco Stereo, con una delle trasmissioni storiche della radiofonia dell'est milanese, non solo dance. Il piacere di chiudere la settimana in musica con i grandi classici degli anni 70, 80 e 90 per tematiche musicali. Vi potete sintonizzare sulle frequenze di 93.9 MHz per la zona est di Milano, oppure collegarvi sul sito www.rcs939.it in streaming. Grazie Fabio Villa e grazie alla sua musica e parole. Ma noi rientriamo in studio e abbiamo la nostra splendida Lorella Maselli, esperta in comunicazione, organizzatrice di eventi, ma lei è laureata in psicologia. Quindi la tua domanda è questa: sei laureata in psicologia, quindi conosci bene la mente umana e sei un amante dei nostri amici a quattro zampe, questo l'hai detto molte volte e ti fa onore. Quanto sono importanti per te i tuoi animali e cosa ti insegnano a differenza di molte persone che incontri? Per me i miei animali sono fondamentali, ma ti devo dire che in linea di massima non solo i miei animali, certo, ma tutti gli animali sono fondamentali e meritano rispetto. Che cosa imparo tutti i giorni da loro? Imparo la capacità di comunicare andando oltre la possibilità di parola che loro non hanno, e per me quello è un grandissimo esempio, e proprio alla base dei miei studi di psicologia ti dico che comunque loro sono molto più bravi di noi ad esternare determinate cose. Noi facciamo fatica a comunicare anche attraverso la facoltà di parola, l'uso della parola. Loro invece lo fanno con tutto ciò che hanno a disposizione, quindi con i gesti, con i versetti, una ricerca d'attenzione particolare, e quindi ti dico, tanto di cappello a quello che sono realmente. Poi, per quanto riguarda cos'altro, quello che mi insegnano tutti i giorni, mi insegnano loro il rispetto nei confronti dell'essere umano e nei confronti dell'essere animale, perché i miei cagnolini vanno d'accordo con chiunque, a prescindere dal colore del pelo, a prescindere dalla razza e dall'altezza o dal sesso. E l'ultima cosa, che credo che sia la più importante, mi insegnano a non serbare rancore, che è un grosso deficit secondo me per l'essere umano, e io sto imparando da loro in questo.
perché il fatto di poter vivere tranquillamente senza avere un macigno sulla testa che ti porta rabbia, che ti porta rancore, che ti porta cose brutte, secondo me è fondamentale. Bene, grazie Lorella, un'ottima disposizione. E una cosa che non hanno i nostri amici quattro zampe è il piercing sulla lingua, perché il cane non abbiamo. Siccome molti medici, a me interessa molto questa domanda, anche lei dottor Citro, vorrei chiedergli il piercing sulla lingua, dannoso, non dannoso? Allora, dal punto di vista medico, odontoiatra, il piercing sulla lingua è dannoso. In primis, anche l'esecuzione del piercing è pericolosa, perché la lingua è molto vascolarizzata, per cui ci sono dei rischi proprio oggettivi di creare qualche lesione che potrebbe creare anche dei problemi importanti. Ma anche se lesioni non se ne creano all'atto di inserire il piercing comunque danneggia i denti, in quanto la lingua si muove centinaia e centinaia di volte al giorno, si deglutisce in continuazione centinaia e centinaia di volte al giorno, e tutti questi movimenti non creano altro che uno sbatacchiare di questa pallina sui denti. Col tempo i denti si fratturano, si scheggiano, si creano delle crepe o si consumano. Quindi, dal punto di vista medico odontoiatra, devo assolutamente sconsigliare questa procedura del piercing, anche se a molta gente piace per vari motivi, però dal punto di vista della bocca è un danno. Bene, grazie al dottor Marco Citro del consiglio, e un consiglio: non perdetevi il prossimo video SAR. Grazie regia. SAR, spacci aziendali riuniti, reparto spugna, accappatoi, asciugamani, tappeti bagno, vasto assortimento tende su misura anche ricamate a mano. Tende a pergola, tende tecniche, vasto assortimento di materassi, reti e tutti gli accessori per il letto. Copridivani, tutto quello che serve per il letto da una piazza. Inoltre, non facile da trovare, anche tutto per il letto da una piazza e mezza. Tappeti, laboratorio in sede, piumini d'oca e trapunti matrimoniali. Reparto Desigual. SAR, spacci aziendali riuniti, lo trovate a Zelo Bonpersico in provincia di Lodi, via Ada Negre 4, strada statale paulese, chilometro 14. Rieccoci alla fine di questa meravigliosa puntata, molto ricca, con 5 ospiti come sempre molto importanti, che tutti quelli che passano da Voci di Moda sono sempre molto importanti. E io direi di iniziare con i saluti con Giusy Genovese, odontotecnica dello studio Odonto CM. Grazie Giusy di essere stata con noi. Grazie a voi, e ringrazio i telespettatori e tutto il pubblico qui presente. E quello che ci guarda in tutta Italia da casa. Lorella Maselli, grazie di cuore di essere venuta, sei un'amica, però so che non è la prima volta che sei da noi, quindi grazie di essere stata con noi. Grazie a Voci di Moda, grazie a Sergio, grazie a Marcello, grazie agli ospiti qui presenti e alla prossima. Ottimo, Gabriella De Masi, che sabato mi affiancherà in questa conduzione di Voci di Moda a Teatro Agenzia di Gorgonzola. Anch'io ringrazio tutti quanti voi, è stato un pomeriggio veramente molto sereno, molto piacevole, una bellissima chiacchierata. Ottimo, dottor Marco Citro, direttore sanitario dello studio Odonto CM, ci ha spiegato molte cose interessanti, grazie dei consigli, grazie soprattutto di essere stato con noi. Grazie, lo dico anch'io, grazie a voi, all'organizzazione e ai telespettatori che hanno avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci. Ottimo saluto, complimenti. E Marcello Bertoni, il nostro consulente musicale, ma soprattutto musicoterapeuta dall'altra settimana. Con sono diventato musicoterapeuta. Certo. Bene, mi sono già arrivate quattro querele, caro.
Io ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito, che anche questa volta hanno avuto modo di vedere che la trasmissione è di concetto e di informazione. Ringrazio chi ci ha dato la possibilità, chi ha creduto in noi, il nostro, logicamente Franco Neri e vari Pippo, un po' di persone che avete visto durante dei video in questi giorni. Ringrazio Sergio che continua a tenermi qua, no? E pensate che sabato ci sono anch'io in certo. E io il microfono vi tengo spento. Benissimo, Gabriella, siamo a posto. Niente, siamo alla fine di questa puntata. Io ovviamente ringrazio gli ospiti, ringrazio voi che so che ci ascoltate in moltissimi, ci vedete in moltissimi. La replica di questa puntata la potete vedere giovedì prossimo alle ore 20 sempre sull'Ombra di TV 99 del canale digitale, visibile anche nel Lazio e in Emilia Romagna sul canale 888, in Piemonte canale 219, in Liguria canale 665. Replica anche di questa trasmissione il sabato alle ore 18.30 su Lodi Crema TV canale 111. L'appuntamento per una nuova puntata di Voci di Moda è a giovedì 7 dicembre, Sant'Ambrogio tra l'altro. Allora, siamo in avvento, è importante che sia per tutti voi ricco di gioia e di sorrisi. Ne abbiamo parlato stasera perché un giorno senza un sorriso, lo sapete, è un giorno perso. Ciao, alla prossima! E quando le canti al pubblico emozioni tu darai, tu darai, tu darai, tu darai.